Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Brawl Stars qua sotto nei commenti, vi ricevo un cuoricino e andiamo avanti con la nostra nuova puntata nell'Iron Man Mordug Challenge Blu. Andiamo avanti ragazzi, farò un po' di sopravvivenza, ho già fatto qualche partita un pochino per avvantaggiarmi. Siamo a 273 coppie, quindi abbastanza easy. E direi che se arriviamo a 300 like la prossima puntata è domani e se arriviamo a 400 faccio la live stasera al posto di quella gioco con voi. Una bella Iron Man Blue Challenge in live sarebbe molto carina. Partiamo nella prima sopravvivenza di oggi e andiamo a vedere che cosa combiniamo. Giustamente ci fa spawnare in un punto scomodo come il mare. Allora dovrei cercare di andare al centro secchissimo, sperando che non c'è andato nessun altro già. Ok, potrei prendermi questa cassa qui nascosta per avere un minimo di potenziamento. Allora là c'è un bellissimo Dynamite che ci piacerebbe eliminare. Il problema è che io sono un po' incastrato nei guai qua sopra e se mi vedono sono morto. Ok, lì c'è una cassa che nessuno ha preso. Oserei dire che, visto che noi puntiamo più a salire di livello che a fare le uccisioni, dobbiamo aspettare almeno che diventano 5 rimanenti, così non andiamo a perdere punti. Intanto ce la giostriamo girando in tondo e magari dando fastidio alla gente. Perché a questi livelli la gente ancora si uccide da sola, quindi va bene così. Perché puntano immediatamente all'uccisione, è lo sbaglio più grande delle sopravvivenze. Poi a livelli alti tutti cominciano a fare teaming, perché cominciano a capire che bisogna rimanere tra i primi 5. Intanto qua battagliano male, un bellissimo Dynamite, un bellissimo Ok, Bo se la dà, e anche Mordughino perché non ha intenzione di fare battaglie inutili. Al centro hanno cominciato ad uccidersi e questo è buono per noi. Una super tirata benissimo centrale, sono in 4 rimasti. Ok, ora parte un po' di divertimento, oserei dire. Eccolo qua, il divertimento nostro. Perché mo quella Shelly prende tante botte anche da noi, quindi difficilmente riuscirai a resistere, Shellina. Io sono con 2, potrebbe andare contro di lei, quindi ottimo per noi. Sta provando. Noi intanto gli diamo fastidio alle spalle, forse boom! Olè! Eliminazione, siamo tra i 3 sopravvissuti. Tutti a mirare a Mordughino perché giustamente è quello più papabile. Guardalo, guardalo, guardalo lo schifoso. Ok, sono 3º. Ci accontentiamo, è andata anche troppo bene e prendiamo punti. Allora, il nostro scopo non è arrivare primi, è prendere punti, ragazzi. Quindi, sopravvivenza si fa così per prendere punti. Grazie Gold, ci piacerebbe tanto giocare con te, ma abbiamo altri programmi per la serata. Ok, giustamente Mordug ha bisogno di 4 colpi per rompere una cassa. E Mordughino, come sapete, è depotenziato perché è a livello 1 e non può potenziare. Quindi giustamente devo giocare molto più safe e non posso giocare come una Shelly normale. Perché io a 3 ho 4.008, loro hanno tipo già 6.000 quasi. Lasciamo perdere un po' i calcoli, ma se fate due conti, Mordug non ci rientra a fare una battaglia 1 contro 1 con altra Shelly, per esempio. O con un bellissimo Bull. Ok, diciamo stiamo combattendo tutti molto con la tranquillità dell'attesa. Ok, volevo prendere quelle 2 gemme ma quel Colt è un livello 4 e se ci vado adesso faccio una brutta fine. Ma questa qua è papabile, si può mangiare. Oh, bella per noi. No vabbè, te lascio perdere perché vogliamo rimanere almeno a Brawler rimanenti 5 prima di battagliare. E non mi sembra il caso di giocarsela in questa maniera. Ok, al centro stanno già in 5 brawler rimanenti. Potremmo andare a mangiucchiacceli. Quell'energy l'hanno lasciata là, è una trappola. Quella è una trappola palese. E infatti, vedete, era una trappola del Bo. Ok. No, no, sono cascato nella stessa trappola. Perché Mordug è nabbo. Ma Mordug sopravvive. Olle, 4 rimanenti. Quanto ci piace sta cosa. Anche perché mo io mi vado a prendere queste 2 energy. Anzi, me le prendo tutte a sto punto, perché se stanno a mena veramente male. Ok. Ah, non lo ammazzo, mi sa. Mamma mia, di quanto ti sei salvato, figlio, eh. Questo tutto perché sto senza attacco libero. Preso. Però mi ha preso pure lui. Devo fare un giro strano e devo rischiare di non morire nel fumetto. Siamo in 3 rimasti. Quel boss sta lì all'angoletto, se menano tra di loro. Io li guardo tranquillamente. Grande piacere. E voilà, quello sta a pochissimo. Mi piacerebbe prenderti. Però sei un Colt maledetto e mi fa la super sulla faccia. Ucciso. Ucciso.
So, più 7 per Mordug. Delle volte la pazienza ripaga. Ok. A prendere immediatamente questa cassa. Potrei fare anche la Shelly al centro, ma la Shelly al centro è troppo pericoloso visto che sono livello 1. Sempre lo stesso è il problema, raga. Sono livello 1. Cioè, io ho 4000 con energy, il bullo c'ha 5004 con 0 energy, cioè... Vuol dire che io ho perso già a prescindere se mi butto contro uno di loro adesso. Il problema è che adesso sono sfortunato e non sto trovando neanche un energy. E se mi blocco in questa maniera ogni volta che faccio un tiro libero, rischio di morirci male. Allora, sto cercando magari qualche camperone nascosto perché magari non ha energy. Noi avendone una possiamo avere un leggero, tra virgolette, vantaggio. Al centro già hanno cominciato ad uccidersi. Ok, qui non c'è nessuno. Quindi cerchiamo di metterci nei cespugli laterali, ma più centrali possibili. Ok, giustamente esplorano in maniera corretta i cespugli. Oh, 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 ha sbagliato. Ok, 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 abbiamo una possibilità, non è vero. Datte Mordug. Hai 274 di vita, hai rischiato malissimo di perdere coppe, perché a 6 se va a 0 per adesso. Poi quando si sale di un livello si perdono. È una brutta situation. Allora, siamo rimasti in 5, quindi già è proponibile la faccenda. Eccolo, il coltino. Il colt è al centro, che è un 6, quindi gli altri stanno tutti intorno. E questo vuole prendere a me assolutamente, gli ha presa male. Che prima non mi è riuscito a ammazzare un pelo. Ok, se stanno ammazzati a colt, questa potrebbe essere un'ottima situazione. Siamo rimasti tutti in questa situazione di stallo perché nessuno vuole buttarsi contro il colt. Ok. No, sono uscito dal cespuglio e non me ne ero accorto. Oh, si stanno menando. Lì c'è un bull. Il problema è che io devo decidere in che modo devo muovermi per andare lì. Il bello è che mi sta andando in diagonale il joystick. Non so se l'avete visto che sarà mosso. Ok, eliminato. Siamo in 3. Io con 4 energy. E lì c'è un bull. Stanno tutti e due là dentro, raga. Perché qua non c'è nessuno. Appena si scioccano là dentro rimaniamo in 2. O stanno aspettando tutti che esco io da qua dentro. Eccoli. Presi. Boom. Primo. Ah, fregati. Dai, che oggi ci facciamo un bel grado 15. Ci proviamo? Ok, c'è quel tizio che ha cominciato in ritardo. Il Pocio, grazie. Ho capito, però Pocio mi può prendere pure con il venticello, quindi... No, 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 c'è due scelli che si attaccano là. Sono trovato un po' stretto, sinceramente. C'ho un po' di timore ad avvicinarmi. E quelle due scelli si sono menate. Questo è mio, grazie, perché voi vi siete menate, quindi gentilmente me lo lasci a me, sei molto gentile. Ecco, il problema è che adesso lei c'ha la super... Probabilmente l'avrà caricata, no? Che dite? Guardate, due, lei è un 4940, io sono un 4004. Vi rendete conto del depotenziamento? Cioè, da livello 1 che magari loro sono livello 8. E delle volte probabilmente è così che sono livello 8. O anche di più, perché poi dipende se uno è fortunello o no. Ok, io me la tiro qua fuori. Grande tranquillità. Ok, ho colpito qualcuno, quindi ho aumentato un po' la mia super. Là c'è qualcuno nascosto. Intanto li semenano. Gran piacere, tiro un colpetto pure io. E lì c'è un altro del primo che sta combattendo. E quello sarà un altro di quelli che finirà all'interno della gabbia. Ok, siamo in 4 rimasti e questo è buono. Qua c'era un camperone, perché lo so, l'ho visto prima. C'eri, lo so che c'eri. Ecco te, una Shelly camperona. Guardate, raga, cioè, stiamo scherzando? Io senza energy ho meno vita della camperona. Oh, 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 una Shelly livello 10 laggiù. E scontro finale con la Shelly livello 10. Sai che sono alquanto morto, oserei dire, eh? Eh sì. Va bene, secondo più 6. Se riusciamo a arrivare almeno quarti in questa partita, arriviamo a livello 15, ragazzi. Siamo a un livello dal primo cambio di... Stavo dicendo di Digimon, non so perché. Dal primo cambio di Brawler. Non è male come cosa. Il problema è che io vorrei entrare qua e prendere almeno una cassa. Ok, una l'ho presa, quindi un energy ce l'abbiamo.
e dovrei uscire da qua dentro, perché un energy cambia di tanto il danno, non pensate, ma cambia di parecchio. Quindi conviene fare sta logica un po' pericolosa. Là si sono menati, non so perché ho visto rompersi un muro random. Siamo già tra gli ultimi tre. Lel. Sono eliminati tra di loro. Forse lì non ci sono più persone. E approfittiamo del cibo. Buono il cibo, grazie. Sono gentile. Ok, non so chi c'è sta e quanta energy c'ha. Sto aspettando qui, sperando che comincia ad arrivare qualcun altro da vedere. Quando è così è meglio rimanere fermi in un punto e gli altri cominciano a girare e a cercarsi. Eccoli. Stanno cercando. Vuol dire che quel bullo già sta prendendo diversi danni. No, mi è riuscito a uccidere. Cavolo. Devo andarci direttamente con la super. Devo aspettare un pochino. Vabbè, siamo terzi, quindi dovremmo essere riusciti ad arrivare a grado 15. Grado 15 per Morduchino. Il primo cambio di colore a 340 grado 16 e cambiamo finalmente il nostro brawler. E ci andiamo a prendere anche una cassa. Vai, cassa brawl normale. Ovviamente Mordu che non ci trova niente. Va bene così, molto buono. E va bene ragazzi, questa è la puntata di oggi dell'Iron Man Morduk Challenge. Siamo al 15 su 16, ottimo. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Iron Man Challenge o Brawl Stars qua sotto nei commenti, vi ricevono un cuoricino. E a 300 like domani uscirà un'altra puntata dell'Iron Man Challenge. A 400 uscirà entro stasera la live al posto di gioco con voi. Quindi vedete voi come preferite. Ci vediamo nella prossima puntata.